A Canosa di Puglia, nella chiesa dei Santi Biagio e Francesco, si è svolta la benedizione dei dolci pasquali, tradizione che arriva dal passato. Vediamo. Uova di cioccolato sistemate sui banchi su cui ci si siede di solito per ascoltare la parola. Un altare da cui arriva una benedizione particolare che affonda le sue radici in un passato lontano. A Canosa di Puglia, nel nord barese, la comunità della parrocchia dedicata ai Santi Biagio e Francesco ha deciso di rispolverare e rinvigorire la tradizione, eredità di tempi antichi, portando in chiesa i dolci pasquali per farli benedire. È una tradizione che un po' vuole richiamare le primizie, no? Come la Pasqua richiama le primizie, la primizia della vita nuova in Cristo, così un po' con i dolci vogliamo risignificare questa questione della festa anche. E questa questione di un ricominciare anche da un punto di vista culinario una dimensione di festa che questa Quaresima abbiamo ecco, ridimensionato sotto il nome della essenzialità. La cerimonia ha entusiasmato i più piccoli che fino ad ora avevano solo sentito parlare di un'abitudine appartenuta ai loro nonni. Partecipare al rito della benedizione dei dolci diventa così un modo per tramandare storie che sembravano ormai dimenticate. Per portare avanti una tradizione che va avanti da anni, dai nonni, e voglio trasmetterlo anche ai miei figli e ai bambini del catechismo. Per amore comunque della nostra comunità, perché è una cosa importante. E poi per benedire questi dolci di Pasqua. Perché è un'esperienza bella per tutti i bambini e quindi è giusto che si faccia. La benedizione diventa però anche un momento di riflessione sulla vita che verrà dopo la resurrezione. L'augurio è quello proprio di una nuova vita. Ecco, di veramente avere un ricominciamento. Oggi nel mondo c'è bisogno di pace, uno dei valori universali della Pasqua è appunto quello della pace, quindi ecco l'augurio che facciamo come comunità è proprio quello di essere costruttori di pace.